In questo video ascolteremo, dopo una breve presentazione, la preziosa testimonianza di una persona che si è trovata a vivere l'esperienza di premorte. Elizabeth Brown ha chiesto a tutti i suoi amici e conoscenti di condividere la sua storia incredibile successa. È una storia di vita, morte e un viaggio verso l'oltretomba che mi ha cambiato profondamente. Ma prima di iniziare, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale, ci aiuterai a creare altri contenuti come questo. Ma ora iniziamo. Avevo 30 anni e stavo partorendo il mio primo figlio. Era un travaglio estremamente difficile causato dal fatto che il mio collo dell'utero non si stava aprendo correttamente. Questo stava andando avanti da ore e il dolore era estremamente lancinante. Stavo iniziando a perdere conoscenza e i medici e le infermiere stavano diventando molto agitati. Continuavano a entrare e ad ascoltare il battito cardiaco fetale e a controllare il mio polso. Penso che sia abbastanza normale, ma all'improvviso sembrava esserci molto panico e stavano portando dentro delle cose e improvvisamente non c'ero più. Voglio dire, fino a quel momento, c'era stata una consapevolezza di ciò che stava succedendo intorno a me, anche se ero in preda a momenti di oscurità. Ma l'ultima cosa di cui mi ricordo prima di muovermi, o di avere la sensazione di movimento, è stato sentirli dire: «La stiamo perdendo!». Poi improvvisamente ero da qualche altra parte. Ricordo una sensazione di movimento al di là di me stessa, come se avessi lasciato qualcosa indietro. La sensazione sembrava che stessi iniziando a muovermi attraverso un portale o qualcosa del genere. C'era una luce, ma non sembravo avere il tempo di fermarmi a pensare. Non c'erano pensieri del tipo «andrò o rimarrò?». Semplicemente sono andata. Improvvisamente mi sono trovata in un luogo sconosciuto. Stavo in piedi appena al di là del portale e ho cominciato a guardarmi intorno. C'era un'intensità di colore. Era un verde smeraldo intenso. C'erano dolci colline ondulate, non c'erano rocce, non c'erano spigoli vivi, niente di crudele, niente di diverso dalla dolcezza. Il cielo era di un blu intenso, la scena era delicatamente ondulata. C'erano delle figure raggruppate, quasi come un raggruppamento teatrale, come un set di scena. All'inizio erano solo figure sfuggenti e io ero perifericamente ma intensamente consapevole di un raggruppamento sulla mia destra davanti a me, ma non lo avevo guardato. Sapevo che c'era, ma non stava impattando troppo sulla mia coscienza in quella fase, ero troppo occupata a guardare dall'altra parte. Mentre guardavo, una delle figure sembrava rivelarsi e ho pensato: «Conosco quel viso», e improvvisamente ho capito: «Oh Dio, è mia zia Anna, morta 11 anni fa». E poi ho visto mio zio Abram, morto prima che io nascessi, eppure sapevo che era lui. Non stavano parlando, le loro bocche non si muovevano, ma erano lì, e sembravano lì per me. Sapevo che erano lì per vedermi e mi conoscevano, anche se non mi avevano mai incontrato. Mi dispiace, finirò per piangere mentre scrivo questo. Mia nonna, che non ho mai conosciuto, e mio nonno, tutte le persone che non ho mai conosciuto, e anche quelli che erano morti di recente erano lì. Poi mi sono girata e ho guardato questa figura che stava accanto a me, era mio padre. Mio padre è morto quando avevo 16 anni. Ero un adolescente molto ribelle e ci siamo sempre scontrati. Il giorno in cui è morto, stavamo traslocando, avevamo appena venduto la casa e stavamo per trasferirci in un appartamento più piccolo. Abbiamo avuto una discussione accesa perché ci stavamo allontanando dai miei amici e gli ho detto: «Ti odio», e ho detto e fatto le cose brutte normali che diciamo ai nostri genitori quando siamo adolescenti. Comunque, lui è andato all'appartamento con i traslocatori per l'ultima volta, dicendo che sarebbe tornato a prendermi più tardi. Stavo aspettando che mio papà tornasse. Mentre passavano le ore, non c'era nessuna sua traccia. Era quasi buio quando ho visto una macchina della polizia entrare nel vialetto. Ho scoperto che mentre era nella casa precedente, mio padre aveva avuto un infarto fulminante e era morto. È morto molto improvvisamente, non c'è stato modo di dire addio, non c'è stata possibilità di dire: «Papà,
Mi dispiace, non l'ho detto sul serio. Ti amo. Era semplicemente scomparso. E non sono mai riuscita a piangere come si deve. Mi hanno portata di corsa a Sydney per vivere con mia madre. È stato tutto molto privo di emozioni, sentendo mia mamma dire cose del tipo: non piangere, starai bene. Ma ho sempre avuto questo terribile senso di colpa perché non ho mai avuto l'occasione di dire addio o l'occasione di dire semplicemente: mi dispiace. In quel luogo, pensai tra me e me, è reale o è la mia immaginazione perché è ciò che volevo che accadesse? Poi mio papà mi parlò usando un soprannome che mi aveva dato da bambina. Mi disse: no, dolcezza. Non ti stai immaginando tutto, non viene da te. Sei con me, ed è il nostro momento per parlare. Abbiamo parlato del giorno in cui è morto e ricordo di aver pianto mentre mi scusavo con lui ancora e ancora. Sapendo che ero io la causa della sua morte. Lui disse: no, non è colpa tua. Era solo il mio momento di andare. Mentre diceva quello, mi abbracciò e mi diede il più grande abbraccio di sempre, proprio come faceva quando avevo 5 anni. Mentre faceva quello, guardai in basso e c'era il mio cane Lucky. Era morto quando ero molto piccola ed era lì. Ovviamente, adesso se dovessi andare nello stesso posto, ci sarebbe anche il mio pastore tedesco. Non vedo l'ora di rivedere Razzi. Tutto questo suona pazzo, vero? Non avevo alcun senso del tempo, non so quanto tempo sia passato, ma abbiamo continuato a parlare di tutto. Gli dissi: devi essere curioso di sapere cosa ho fatto, o a volte devi sentirti arrabbiato con me. Lui disse: no. Ciò che accade nel mondo non ha significato qui. Disse: siamo qui per prenderti cura di te, siamo qui per accompagnarti. Poi c'è stata una sensazione di ritirata e ho detto: papà, non voglio andare. Lui disse: devi andare. Non è ancora il tuo momento, devi tornare. Avrai un figlio e dovrai crescerlo. Poi papà mi disse che il mio matrimonio sarebbe finito con il divorzio. Ricordo di aver detto: papà, non voglio che succeda. Ho sempre pensato che quando mi sarei sposata, sarebbe durato per sempre. Era una sensazione molto intensa. Dissi: papà, non voglio andare, voglio rimanere con te. Lasciami restare con te. Ero molto angosciata, non volevo tornare indietro. Lui mi rimandò indietro. Mi disse che sarebbe stato lì, sarebbe stato di nuovo lì per me. E sembravo tornare indietro rapidamente, come se non ci fosse senso di viaggio, ma ero lì. Lui disse di nuovo: avrai un bambino. Poi il panico, pensai. Dio mio, non ho ancora scelto un nome per il bambino. Quando tornai in me, ero di nuovo lì nella sala parto e stavo piangendo. Molte ore dopo, come mio padre mi aveva detto, mio figlio nacque. Dovetti fare un cesareo d'urgenza. Alcuni anni dopo, il mio matrimonio si ruppe completamente, il che portò al divorzio. A volte posso ancora sentire mio padre intorno a me, come se stesse cercando di dirmi che tutto andrà bene. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al nostro canale ed attiva la campanella, ci aiuterai a creare contenuti come questo. Lascia nei commenti un tuo pensiero o una preghiera che ti ha ispirato questo video.